1, 2, 3, prova, sa. Vabbè, credo che si senta l'audio. Ragazzi, questo è un video che ho girato alla festa di compleanno di un mio amico, si chiama Seba, ha compiuto 18 anni, quindi fategli gli auguri anche qui sotto. E ci tenevo a fare una piccola premessa prima che il video iniziasse. Se siete allergici all'ignoranza, vi prego e vi consiglio soprattutto di spegnere il computer e allontanarvi perché potreste davvero rischiare l'infarto. Se invece siete con me che sull'ignoranza ci vivete e ci fate il pane quotidiano, beh allora guardate il video e lasciate un bel like. Bella. Allora ragazzi, vi spiego quello che in teoria doveva essere il programma della serata. Ripeto, in teoria. Ci siamo recati ad Aseba intorno alle 7:30 e abbiamo iniziato a cenare. Comunque abbiamo fatto delle foto. E da qui abbiamo mangiato alla brace. Vi rassicuro dicendo che nessuno si è dato fuoco alla brace, anche se qualche problemino quell'aggeggio te l'ha dato e vedrete in futuro. E niente, dopo aver mangiato abbiamo anche tagliato la torta e comunque aperto i regali. Ora probabilmente vedrete qualche spezzone. Ecco, questo è il momento in cui diamo a Seba il primo regalo. Dalla sua faccia non riesco a capire se traspaia schifo oppure profonda gioia, però il fatto è che gli abbiamo regalato un paio di pesci rossi. Probabilmente li terrà in casa e moriranno dopo 2 settimane, ma l'importante è il pensiero, come si dice. Vi approfitto per presentarvi l'uomo serata, il suo nome è Zorzo e vi assicuro che grazie a lui ci siamo spaccati a merda di risate. Ora vedrete numerose scene in cui compare il suo volto semplicemente perché è uno tra i personaggi più estroversi e epici che abbia mai conosciuto. Mentre quello dietro è Bruno, e vi assicuro che non è fatto di nessun tipo di droga, ma è così di suo. Alla fine tutto stava andando liscio, eravamo assieme, in compagnia, tutti tra amici, ci si scambiava battute, si rideva, si scherzava e gli spiedini erano buoni. Quando ci siamo seduti a tavola, ognuno li mangiava, poi c'era gente che li mangiava in un modo tutto suo, ma su questo non voglio commentare. E c'era anche gente come questa persona, il cui nome è Luca, che ha avuto un modo abbastanza singolare per aprire una bottiglia di birra, che rischiava di portare alla morte o comunque all'accecamento. Un altro nostro amico di nome Zango, ora vi lascio alla mini clip. Quasi. Ho quasi finito! Non si fa così, fa così, mettilo qua. Sì, ho dovuto aiutare. Ma dove siete? Fai sedere. Scusa. Diciamo che quasi tutto stava andando secondo i piani. Dopodiché sono arrivati i genitori di Seba a portare la torta, abbiamo assaggiato il dolce, Seba ha soffiato le candeline, abbiamo fatto qualche foto e abbiamo appunto ci siamo seduti a tavola tutti assieme. Diciamo che questo è stato un po' il momento dopo il quale le cose sono in un certo senso degenerate. Se volessi usare una parola sola per definire tutto ciò che accadrà da quel momento in poi, credo proprio che la più adatta sarebbe delirio.
Dopo gas. Alcuni sentimenti e andiamo a bere! In un'antica e ignota zona del Giappone risiede e vive uno degli ultimi samurai al mondo. C'è chi dice che sia in grado di tagliare i granelli di sabbia con la sua spada affilata. Il suo nome è Ombro. Vi faccio vedere che mi sono depilato. No! Tenete bene a mente questo punto perché ritornerà in seguito. Sono tentato di andare dentro, ma non sono capace di farlo. Vai, provaci, vai, Paris. Dai, prova. Ed è proprio in questo momento che Piero si accorge di aver fatto la scelta più sbagliata di tutta la serata. Guarda, Ombro, se tiene no! Grazie, lo vedo. Oh! Ciao bello! 30.000! Tutti per me! Vincitore Zorzo, discusso.
cioè, stavo ballando l'hardcore perché ogni sera bisogna ballare l'hardcore perché fa bene. E ho pestato il telefono, mi è caduto, l'ho pestato. E questo è stato il risultato. Perché è andato a puttane, guardi a Roy e Rumenti. Esaminiamo i danni. Guarda, te sto. Non sai male, sto coglione. Non sai il collo poi. Ma che cazzo ti sono? No! Aspettate, aspettate, Zorzo vi aveva fatto una promessa a inizio serata che non vi ho mostrato, ma che vi mostrerò adesso. E non credo che sia riuscito al 100% a rispettarla, ma comunque noi apprezziamo lo sforzo. Stasera vi prometto, vai, promessa per il canale, a mezzanotte faccio il limbo, tocco la terra con la nuca e torno su. Non mancate. Ci sei, Zorzo, fammi un commento. Ricordo che entro fine serata toccherò la nuca col terreno. Cioè, toccherò la nuca. Toccherò il terreno con la nuca. Non perdetevelo sul canale, mi raccomando. Like, iscrivetevi, ti ho co. Ci sei, Zorzo? Certo. Buona. Serata top. Siamo a mezzanotte e non hai ancora fatto il limbo. Andiamo giù, così almeno non faccio dire la pappa. Questo è difficile. Vai, fammi vedere. Vai. Vai. Vai, dai, calma. Va bene. È stato il mio massimo. Come avete visto, la serata si allontanava un po' dalla normalità, ma se devo essere sincero, tutta questa stranezza in fondo è proprio normale, perché siamo dei ragazzi e divertirsi, passare delle serate assieme è necessario e è d'obbligo. Siamo giovani e occorre divertirsi, occorre che la mente si stacchi un po' da quella che è la quotidianità, da tutti i messaggi che ci arrivano, dalle notizie in televisione, dalla scuola. Strappare una serata di questo tipo in cui assieme ci si diverte, magari facendo anche qualche cagata, ma comunque quelle cagate che da grande ti ricorderai e che ti rimarranno sempre impresse nella mente e che ti faranno sorridere e ti faranno ricordare quanto gli amici contino. Proprio per questo motivo volevo ringraziare tutti i miei amici che hanno partecipato, anche quelli che non sono comparsi nel video e comunque non hanno avuto un ruolo centrale, perché alla fine la cornice generale è stata appunto quella di un gruppo di amici che hanno passato una bella serata assieme. Mi auguro che il ricordo sia rimasto anche a voi e che anche voi iscritti abbiate potuto in un certo senso comprendere la serata che abbiamo passato. Datela fra è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi saluto. Bella.